Buongiorno ragazzi, alla di sottofondo, sempre il trono di spade. Sono le 11:20, io in realtà mi sono svegliata già da un po', sono stata un po' nel letto perché ho un po' di mal di pancia, questo ciclone mi distrugge. Ma più che altro è veramente solo la pancia e ho questo tipo senso di gonfiore che è fastidiosissimo. Oggi c'è un cielo a pecorelle, ciò vuol dire che pioverà? Spero di no, perché proprio ieri sera io e il signore ci siamo messi a programmare cosa volevamo fare oggi, eccetera, perché è libero quindi possiamo vederci. E quindi stiamo un po' decidendo cosa fare. Lui mi ha detto c'è questa cosa, questa mostra dove ti volevo portare, bla bla bla, però se il tempo poi non è dei migliori. Quindi io ho detto ok, tranquillo, ci penso io. So dove portarti. Dove lo posso portare se non a Hongdae? Ma c'è, qui c'è una ragione. Perché, madonna che casino tra fuori e sta serie. No, aspetta, fatemi stoppare la serie almeno. Lui in realtà non è nato qui a Seoul, è di una zona un pochino più a sud, diciamo tra tipo Daegu e Busan, praticamente una parte di mezzo. Io non so bravo con la geografia italiana, figuratevi quella della Corea. Comunque è stato pochissime volte a Hongdae quando era un pochino più giovane. Un pochino più giovane, sembra che abbia tipo 40 anni, però no, deve fare 28 anni quest'anno. È del 95, tipo Jimin, ok, per intenderci, Jimin, Taeyong, bla bla bla. E quindi ho detto no, ci devo troppo portare, non esiste che tu non venga nel mio quartiere preferito, nel mio quartiere preferito, nel quartiere che conosco sicuramente meglio in tutta la Corea. E quindi abbiamo organizzato un po' di cose. Non credo di farvelo vedere ovviamente, perché anche solo mettermi lei a riprendere, lo sapete, non mi piace mentre sto con qualcuno. Però vediamo se riesco magari a riprendere qualcosa col telefono, qualche spezzone. In realtà dovevamo vederci prima, però poi la madre ha avuto una cosa che deve andare al dentista, ok? Oggi è giovedì tra l'altro, quindi ci dovrebbe essere gente, ma forse non troppissima. Sono pronta per andare, il problema è che mi devo per forza mettere questo cardigan, che è un po' spesso, come dire, sotto la manica corta. Magari poi me lo tolgo, perché sui mezzi di trasporto fa sempre freddissimo, quindi sono sicura che mi gelerò e devo fare questa mattata. Quindi adesso mi metto le scarpe e vado. Io sono tornata a casa, in realtà sono passate diverse ore, ma comunque è andato tutto bene. Poi appunto semmai vi racconterò più avanti qualcosina. Buongiorno ragazzi, infatti voglio intitolare questo weekly vlog Jenna is back, perché lo devono sapere tutti. Oh, lo sapete quanto adoro la mia amica, quindi sono contentissima che venga, che torni. Ci eravamo dette oddio sarà tantissimo tempo, perché lei se n'è andata tipo a fine giugno, luglio, agosto, settembre, 3 mesi, sono sembrati velocissimi quanto infiniti. Sapete quel lasso di tempo in cui dite oddio ogni giorno sembra una vita, però in realtà poi se pensi nel complesso è passato veloce. Stamattina è passato G1, che per chi non lo sapesse è il suo fidanzato, mi ha portato una carta, perché praticamente se hai un conto in banca puoi fare questa sorta di carta per il partner, che può usare appunto con testata, così Jenna la può usare per i mezzi pubblici, queste cose qua. Ma è troppo carina. Vabbè, adesso non ve la posso far vedere. No, ve la posso far vedere perché tanti dati, tutte le cose stanno dietro, quindi non ci interessa. Ovviamente, come tutte le carte qui, non poteva che essere super chiottina. I have a lion. Morta. Detto ciò, oggi Cristina non è disponibile perché ha il concerto di Post Malone qua in Corea. È assurdo, ci saranno un sacco, un botto di persone sicuro, perché fa solo una data. Vabbè, lei adora Post Malone, quindi sono contenta che ci sia riuscita. Signor Winnie Pooh non è disponibile, ma ci vediamo domani. Quindi oggi io devo montare assolutamente lo story time, perché assolutamente, almeno mi porto un po' avanti, che il video di lunedì già l'ho caricato ed è pronto per essere visto, che anche lì è un vlog bellissimo, mi è piaciuto un sacco tutta la parte del picnic, finalmente che vi ho ripreso per bene. Mi sono già svegliata, ho già messo un po' a posto casa, solita routine, solite cose. Ieri ho detto senti, non mi va di arrivare a Imart e portarmi la busta della spesa, perché ero proprio un attimo KO ieri, quindi ero nel mood, non è che ho pensato vabbè vado domani, no sti cavoli, oggi che non avevo da fare niente potevo andarci. Vabbè, il danno è già stato fatto, però ho detto non voglio fare una spesa troppo gigante, perché poi appunto quando viene in Jenna sicuro dovrà andare anche lei, quindi andremo insieme e prenderemo tutto, perché alla fine ho speso 90.000 won. Comunque devo ancora capire
cosa ho preso e soprattutto come hanno diviso la spedizione, perché mi faceva fare sull'app di Mart una parte di ordine che si vede che erano le cose disponibili, non lo so, subito, e quindi me le ha messe tutte insieme e dovrebbero arrivare oggi entro mezzogiorno, quindi entro un'ora. L'altra parte apparentemente mi arriverà tipo spedizione in una box, saranno le cose che ne so, non fresche o i pacchi di roba secca, quelle robe così. Vedremo come funzionerà anche questo servizio, noi stiamo testando tutti i servizi. Tra l'altro ieri sono andata in uno shop e ho trovato la Nutella. Raga, a me non mi piace la Nutella, dovete sapere, però mi serviva per domani per fare la cheesecake al signore. E poi non lo so, avevo quella voglia di cioccolato spalmabile, solo che non ne trovo di buoni, quindi ho detto vabbè, ripieghiamo su qualcosa che conosciamo. L'ho pagata tipo 6.000 won, ma alla fine credo il prezzo sia più o meno uguale, sapete. È quella da 370 grammi, quindi l'ho mangiata con le mie gallettine che sto contando tipo così, attenzione, con parsimonia. Quindi sì, vedremo poi che cosa riceveremo dal nostro Imart. E adesso io in teoria devo fare colazione, però ho il frigo un po'... Vediamo cosa uscirà fuori. Ieri sera mi sono addormentata perché ho avuto la malsana idea di vedermi Game of Thrones nel letto. Ecco perché io non mi metto a vedere le cose nel letto e mi trovate sempre sul divano. Che appena mi appoggio, io dovete sapere che qualsiasi cosa, qualsiasi... io mi addormento, quindi credo di essere durata poco. Devo imparare ad andare a dormire più presto comunque, perché ormai è diventata la mia routine. Guardate, neanche più troppe occhiaie ho. Qui i nostri soliti amici. Oh, avete incontrato G1 stamattina? Vi ero mancato? È vero, Ami? Gli hai fatto un sacco di feste, amore, eh? Ti mancava, Giovanni, è vero? Ora fammi spolare il divano che già vedo delle cose che non mi piacciono, eh? È vero? Madonna che leoncino, madonna! E qui c'è un piccolo leoncino, tutto spicchietto, tutto spenacchiato, ieri zia ti ha fatto tutta la pulizia, guarda che bel bambino. Ragazzi, guardate con chi sono in videochiamata con la Pupina! Pupina, c'è anche sua madre! E nel mentre ci siamo vissute una spesa in diretta. Eccola qua, il casco di banane, trovale. Cosa vuoi dire? Che è stato bellissimo vedere questa spesa in diretta, dove praticamente i fattorini in Corea vengono, lasciano e vanno via. Hai visto? Poi è bellissimo. O fa un caffè, ma lì c'è la mancia, poi, oh. No, non dovete parlare. Ma infatti l'avevo detto anche quando era venuto quello del wifi e tutti mi avevano scritto, infatti dovrebbe essere così in teoria, non è che ci dovremmo stupire. E invece... No, tu vieni, lavori in silenzio. E ce ne vai. Ma che qua vogliono il caffè, vogliono la mancia, si mettono a carezzarmi i cani. Mi sono una volta che si era messo sul divano. No, mai. Mai. Infatti poi io vado a pagare da 28 euro era 30. O vado a pagare, signor, però non c'ho i 2 euro del resto. Ma cavolo, ma lo sai che costa 28 euro? Sì. Cioè, tu mi hai obbligato a te la mancia, però vabbè. Quindi ragazzi, sì, sta succedendo questa fantasy. Ora metteremo a posto tutta questa roba. Stanno surgelati? Non credo. Ho messo tutto sul bancone, almeno vi faccio vedere quello che ho preso. Solita Yang Pa, cipolla, insalata iceberg. Questi sono dei paninetti. Io ci faccio tipo gli egg sandwich e alcuni li congelo, così poi li scaldo in friggitrice d'aria quando mi servono e non si fanno cattivi. Poi questo qua invece è il pak choi, le mie patatine preferite, che sono queste qua piccanti, che poi non sono piccanti. Questo qua è il bulldak carbo, sono i ramen. Questi qua che sono i cosini per i cagnolini. In realtà manca una parte di ordine, che ripeto, io non ho ben capito che fine abbia fatto, lo scopriremo probabilmente, non lo so. Patate normali, questa qui è la marmellata di fragole, le mie alghette preferite. Uova, sono tipo 25 uova, credo di aver sbagliato qualcosa, ma ok. Poi metà verza, le patate dolci, qui ci sono anche le carote, il surimi, i funghi e le banane. Adesso metto le cose a posto e almeno un po' di rifornimento. Ripeto, non volevo prendere troppa roba. Domani viene il signore qua a casa. Allora, io di solito non faccio venire mai nessuno a casa, mai. Però gli avevo promesso che gli facevo questa pasta al pesto. Cioè, tipo rito di iniziazione alla cucina italiana. Purtroppo non possiamo fargli il pesto quello fatto bene. Non gli posso fare una carbonara come Cristo comanda, perché non si può. Ho provato a cercare il guanciale, ovunque non c'è. Devo fare ancora un po' di ricerca.
ricerca, quindi gli offriremo questa pasta col pesto. Sono troppo curiosa. Secondo me è interessante, nel senso, cioè, immaginate una persona che ha sempre solo mangiato coreano, cioè la sua concezione di cucina italiana è la carbonara, quella che fanno qua, con la crema, i funghi, i piselli e la crema, appunto, la panna. Non è che è proprio, diciamo, esattamente questo. Io avevo fatto vedere la pasta al pesto, gli ho detto cercala tu, perché io lo cerco magari su Google o il motore di ricerca italiano, le immagini sono diverse. Le ha cercate lui, e la pasta col pesto la fanno coi gamberetti, cioè non esiste come cosa. Quindi proviamo questa introduzione, proviamo. Quindi domani viene, appunto, io gli ho promesso questa cosa, perché ho dovuto un po' accelerare questo processo, perché settimana prossima arriva Jenna, cioè mi pare che lo faccio venire a casa. Già questo è un po' timidiello, e c'era pure Jenna, cioè immaginate la scena. Ciao, hello, hi, agno, il disastro. Buongiorno ragazzi, la giornata si prospetta uggiosa anche oggi. Molto bene direi. Stamattina sentivo mille sirene e alla fine ho capito che c'era una sorta di piccolo incendio, letteralmente minuscolo, perché poi mi sono affacciata che sono andata a buttare la mondezza e ho visto la situazione. La cosa che mi stupisce qua in Corea è che prendono estremamente tutto sul serio, quindi anche per una cosa piccolissima, minuscola, due fiamme, vengono tipo sei camion dei pompieri, bloccano le strade, cioè una cosa assurda, che voi direte dovrebbe essere così in teoria, cioè che vi devo dire, qua rimaniamo stupidi da queste cose. Comunque, allora dobbiamo fare colazione, penso oggi voglio di una colazione salatina, quindi credo mi farò dei mandù, probabilmente questi qua alla patata. Poi devo finire di fare la copertina del video che esce oggi, solite cose insomma. Oggi io e Cristina volevamo andare, e vi facciamo anche vedere e scoprire, un mercato più che altro incentrato tipo su frutta e verdura, ma la particolarità è che costa tutto pochissimo, perché vabbè, qui di mercati ce ne sono tanti, anche qua dietro casa mia ce n'è uno. Io mi ricordo che lei era andata l'altro anno e io e Jenna eravamo tipo dov'è, com'è, ce l'aveva detto, ci siamo mai più andate, quindi adesso ci andiamo con lei e ve lo faccio anche vedere un attimino. Punto 1, mi sento una sciocca perché ho appena capito come dovrebbe sempre funzionare la cuoci riso, e io ogni volta mettevo il timer. Giustamente ci doveva essere l'opzione cuocimelo istantaneo, e infatti eccolo qua, si è fatto. No vabbè, non ci voglio credere. Vabbè, il bello è che l'ho fatto totalmente a caso, quindi lo capiremo forse un giorno. Qua sto mangiando, mi sono presa anche magari uno o due di questi, e qua sto recuperando Matrimonio a prima vista Italia. Come lo posso guardare? Sempre stessa cosa, VPN, e poi io ho Sky Go, perché andando a casa ovviamente in Italia, l'abbonamento Sky, tutte cose, riesco a collegarmi, quindi ottima soluzione questa. Cristina mi ha detto ti scrivo quando mi sveglio, non mi ha ancora scritto, quindi non si è ancora svegliata, però tanto oggi usciremo così barefaced e ciao. Ieri mi sono lavata i capelli, quindi mi sento pazzesca già solo ad avere il capello pulito. Ragazzi, ma è lunedì 25, o domani arriva Jenna, a questo punto anche Rosalba. Devo un attimo chiederle quando è il suo ritorno ufficiale. Fa troppo strano quando finiamo in queste zone, perché io sono già venuta qua quando ho fatto la laminazione alle ciglia, ed è una zona ovviamente super piena di coreani e basta, quindi passi tu e sembri tipo Beyoncé praticamente, quindi è un po' particolare. Comunque sono scesa da tutt'altra parte ovviamente con l'autobus, molto bene, e adesso dovrò raggiungere la Cristina. Comunque particolare, i pesciolini appesi, che invece sta vicino alla metro, permesso, mamma mia, poi stanno tutti in mezzo, o non ce la fanno, cioè una parte o l'altra non ce la fanno. Vabbè, allora ecco i nostri ganghi blu che sono arrivati da lì. Questo è l'ingresso, in realtà vabbè ci stanno diversi punti, però questo, e poi stanno tutti i banchetti prima di entrare, ma le cose costano niente qua. Sì, questi sono i nostri granchi dall'Italia, quelli che ci mangiano le cozze e le vongole. Beccali qua. Vabbè, andiamo qua, capirai, ci sta tutto. Tipo un toncazzo, eh. Yeah. Che carino. Ecco la Cristina, saluta anche oggi. Non anche i piatti di sushi, tipo. Sai, io non ho mai mangiato sushi con Corea. In Corea mai. Proviamo Cristina, un giorno andiamo in esplorazione. Proviamo un po' sui locali. Oggi poi dobbiamo a borsetta, ci manca il carino. Andate, siamo. È difficile sta andando a borsetta. Come al solito. Comunque è pieno di robine.
Lo so, ma quelle l'ho prese, carotone già l'ho presa. Ah, mi devo ricordare che cosa ho a casa a proposito. Ma che carina questa visuale. Siamo andati al Mac alla fine. Veramente. Però no, guarda, non ho mai provato questo. Shanghai Spicy Burger. Quale hai preso già alla fine? Dopo ci sporca. Ah, normale. Anche perché è tardino comunque, sono le tre, no? Beh. Dai tempi rosi, eh? Dai tempi. Questo cos'è? È best and body work. Ecco il tuo. Non vuoi? No. Cambia. Questo è zero per sticker. Vuoi sapere che Cristina è fissata con gli sticker? Cristina, guarda, se sta capace di se lo vuoi. Ah, il capello. Già me ne sono rimasti tre. No, no, allora vediamo sto spicy Shanghai qua. Mi sembra ci sia una salsa spicy. Mi sembra bollo normale. Cosa vi sembra? Non c'è nessuna salsa spicy. Non è spicy. E le vostre amiche ce la fanno. Eccoci qua. Quanto abbiamo speso? 20.000, quanto saranno? 15 euro e 22. Dai, raga, guardate che busta. La frutta, cose, le noci. Oh, le mandorle. Io ho preso noci. Ah, tu hai preso mandorle e noci. Non costano così in Italia. No, tutte poi sguscite. 2001. Sgusciate? Sì. Io ho preso pure le raghe di quelle tipo naturali. Ora facciamo un haul di quello che abbiamo preso. Poi tutte, oh, le ragazze tutte in fila davanti a noi. Le ragazze che forse la più piccola ci avrà avuto l'età della guerra, probabilmente nel carotone. Il tuo ex. Ma lo sai che ho fatto lo story time? L'hanno già visto quando esce sto video. Ho fatto lo story time su Mr. Carota. A sto punto, senti, nella sventura monetizziamoci, no? 1.000 won. Oh, costano un botto al supermercato le carote. Ora non disturbiamo la signora che io giro in quadratura, ma lei vuole essere protagonista. Torniamo a casa. Cristina, stai per vedere casa mia. Sto per incontrare Amore. Ci siamo fermati un attimo qua a prenderci il caffè. Prendere l'hazelnut latte invece del vanilla. Che bravo, oggi mi sento di aver fatto qualcosa di utile. E ora ci mettiamo a vedere. Cristina l'ha già vista, però non mi aspetta mai, purtroppo. Matrimonio a prima vista? Cristina, come si chiama il programma su Netflix? Love is Blind. Ma perché mi viene matrimonio a prima vista? Mi viene quello italiano, Love is Blind. Perdonatemi, Love is Blind. Eccoci qui, eccola lì, con i cani. Abbiamo il signor Gucci. Dici, ti piace la mia casetta? Sì, è bellissimo. Sei sotto... Grande. Sotto il ragazzo. Sotto Benedetta. Sotto Benedetta, eccolo qua. Ami, che fai? Tu già ti impicci? Non è niente per te. Come facciamo l'unboxing? Questi stanno tutti i pacchi. Aspettate. Quelle. Quello c'è sta cosa speciale là. Il pacchetto, perché ovviamente voleva fare un'esperienza di... scartare. E quelle sono le cose del pre-order. Io non l'ho mai non ho mai ordinato. È vero, c'è ragione. Intanto noi vediamoci. Non mi ricordo i prezzi, cercherò di ricordarmeli. Comunque, pomodorini 2001. Cioè, raga, questi in euro è qualcosa di... Cosa abbiamo qua? Eccolo qua. Dovevi uscirla. Le melanzane, i peperoni, tutto piccolino, guardate che carine. Sì. Oddio, Cristina ha detto la stessa cosa che ho detto io quando l'ho aperto. C'è scritto una lettera. Ah, ma qui ci si è fregato lo stesa. No, credevo che era quello. Ok, questa è quella che posso dire al coso, ok. Ah sì, quello lì. Così. Poi le cipolle da smezzare con la mia amica. Hai anche le banane che non ho preso troppo. Questi sono sacchettini di frutta secca. Quant'era? 3.000? 3.000. Oh, ogni sacchettino. Noci. E queste sono le arachidi, quelle tipo solo torti da... come si chiama la sbuccia là. Poi mirtillini. Gli cedrioli pure. 2.000. E il notebook, cioè... ma c'hai tipo 70 notebook. E poi due zucchine, eccole qua. Ecco qua, lo svuota la spesa del mercato. Adoro. Allora, Cristina se n'è appena andata. Abbiamo finito di vedere il programma. Nelle prime 4 puntate, shock. Mi sta piacendo questa stagione, mi sta piacendo. Noi siamo fissate poi di questa cosa. La commentiamo sempre insieme. Quindi finalmente siamo riuscite anche a vederlo insieme. Detto ciò, allora, adesso dobbiamo aprire i pacchi. Allora, raga, questa sera devo fare un botto di cose. Voi non avete idea. Perché appunto domani arriva Jenna.
E io devo assolutamente montare un video, perché quando starò con lei poi avrò sicuramente meno tempo. Soprattutto i primi giorni voglio stare un po' più tranquilla, quindi mi sto cercando di portare un po' avanti. Quindi devo assolutamente montare un video. E la cosa più importante da fare è anche sistemare lo spazio, perché volevo lasciare uno spazio ovviamente al bagno per Jenna e anche nell'armadio per farle mettere i vestiti e per farla stare un pochino comodo ovviamente. Però prima appunto apriamo i pacchi che mi sono arrivati, così tolgo queste cose. Qui c'è l'altra parte della spesa che ho preso da Imart. Vi faccio vedere cosa ho preso. Questi li vedevo sempre, ho detto stavolta, visto che mi arrivano, faccio arrivare sta cosa, almeno me la devo incollare. Sono i biscottini al burro d'arachidi. Queste sono le mie patatine che mi piacciono. Queste gorgonzola cheese. Oh, queste sono per il mangiare dei bimbi, che adesso vi do subito. Infatti sono quelle che li metto insomma nella poppina. Poi la mia salsa dressing per i ravioli preferita, che è questa. E poi ho provato a prendere queste salviettine, perché di solito le prendo da Daiso. Magari queste hanno un odore migliore. Qui invece ho l'altro scatolone con le cose di Yepoda. Ovviamente c'è tantissima roba e tantissimo di questo. Qui ci sono le maschere in tessuto e poi in realtà tutto il resto dei prodotti classici, no? Però aspettate, visto quell'altro scatolone, questi li riverso lì. Anche perché letteralmente sono tutti i prodotti, tra cui anche questi che non avevo ancora provato. Sto cercando di liberare un po' l'armadio. L'impresa è molto ardua. Queste sono già alcune cose di Zara che avevamo lasciato appese. Anche queste sono già le sue cose. Però sono riuscita a liberare qua lo spazio. Adesso mi farò la doccia, continuerò ad editare il video e poi andrò a dormire, anche perché sono già le 2 di mattina. Comunque, cioè, noi ce la viviamo sempre come se fosse, non lo so, le 9:30 di sera. Buongiorno bimbi, oggi arriva la zia, eh? E ovviamente come ogni volta che io devo andare in aeroporto piove, come potete vedere. Non adesso, ma pioveva. Mi sono già svegliata, ho cambiato il letto, sto lavando le lenzuola infatti che avevo. Ho messo lo stendino qui in salone perché non avevo riflettuto sul fatto che anche lei avesse le valigie, quindi mi sono detta E quindi ho semplicemente liberato lì dentro, almeno possiamo metterli lì. Tanto adesso col fatto che inizia a fare comunque freschetto, i panni per forza di cose andranno asciugati in questo modo e quindi lo stendino andrà tenuto dentro casa e non lì come facevo quest'estate, perché infatti noto che anche adesso non si asciugano più con la rapidità di prima. Quindi poi quando farà freddo che accenderà il riscaldamento e tutte cose, ovviamente si faranno molto prima così. Oppure dovrò portarli semplicemente in lavanderia. In lavanderia ci stanno quelle a gettoni qua, stanno tipo ovunque, e utilizzare soltanto la lavasciuga? Non lo so. Quindi sì, appunto, letto cambiato, rifatto, qua è tutto pronto, tutto pulito. Anche qui più o meno ci siamo. Non resta che prepararsi. Devo uscire di casa, contate per le 4:30. Sono appena le 2:17. Sto ancora finendo di editare il video. Sono appena arrivata in aeroporto. Gianna mi sta scrivendo perché sento la voce nelle cuffiette. In teoria il suo volo doveva arrivare 45. Sono in mezza perché sono arrivata prima. È arrivata prima anche lei. Quindi niente, gli unici voli che arrivano dall'America sono quelli che fanno, che arrivano in anticipo. Comunque dovrebbe essere Terminal A, perché qua gli arrivi poi sono A e B. Sto andando all'immigration, mi ha detto. Mi fa troppo strano perché ieri qui in aeroporto c'era JK e oggi ci siamo noi. Sempre così o non ci becchiamo mai. Va bene così, lo accetto, che vi posso dire. Aspetto Cristina che arriva. Tanto vado fuori a fumare un attimo la vibe. È sempre pieno di gente. Poi immaginate che adesso anche ci so, come vi ho già detto, quindi c'è ancora più gente. Ancora più di gente. Boston, se magari la gente passa. Boston, ora non c'è più. Arrivo. E questo qui è il terminal A. Mi sa di entrare al bagno. Sì. Ma che carina, lei sta qui con i fiori. Io quando mai, pratica? Io mai. Però sapete cosa ho visto? Un sacco di cagnetti. Guardate anche la signora. Abbiamo un cagnetto. Qui dietro ci sono altri cagnetti. Cristina è arrivata, ovviamente è andata al bagno, perché dovete sapere, se Cristina non va al bagno penso almeno 50 volte al giorno, non è contenta. Sto mangiando una barrettina e aspetteremo. Ragazzi, l'abbiamo vista. Dormivi. Io stavo, perché continuavo a vedere questa con i fiori. Sì, te l'hai già vista. Ragazzi, Jenna, it's back officially. Guardate, quante valigie c'ho. Vabbè, signore, aspetta dietro le pizze.
Jenna sta aprendo tutte le sue valigie, sta facendo vedere tutto quello che è portato. This is important for the toilet. Mi prego qualcosa per la cacca. Oltre che far profumo, è anche glitter. But there's actual glitter inside? We're gonna find out. You don't know yet? I don't know. You never use this one? No. Perché me l'ho lasciati l'altra volta per... fate la cacchina e poi lo spruzzate prima. Poi tutte queste dobbiamo assaggiarle con i nostri amici. Oh, can you show? Ok, yeah. Mi prego. No, ragazzi, ma io dico, dove le trovo queste cose? Aspettate, se tengo una manina. C'è la calamita. There's a money inside. No, it's true. It's so cute. Look at that. So original. It's so cute. Wow. Okay. Mi ha detto che questo lo devo riprendere per forza. It's the most important one. Okay. This is the only thing I was worried if my luggage gets lost. This is so important. This one is so important. I'm scared. Aspettate, mi ha portato anche queste. Le mie preferite. Ha detto, ma io non le ho mai provate. For sure I've never tried something like that. Super American. Questo. Is it soft? Mm-hmm. Io ho paura. Ok. I tell you my ideas. Okay. I think or it's something like with JK stamp on it. Let's see. Perché figurati se non la conosco. You the blanket? No way! I'm to make the TikTok! Like the new true. Are you patriarch? Yeah. Oh my god, it's the coming thing. It's super cute, right? What are you crazy? Like a couple months ago, no, like maybe 1 month ago, and I asked you like, ah, which picture, like my, I want to tell a friend to show JK like sexy pictures. So I sent it to you. It's my phone. No, it's perfect. Are you crazy? Okay, no, raga, voi l'avete mai visto su TikTok quelli che fanno... No, no, a me amico, keep doing that. Yeah, I mean, on the apps. Daddy. On the apps. Okay. Okay, it's mine.